Kovcic, es folgt für eine Minute Herr Kollege Corrao Ignazio. Sì, grazie Presidente. L'ingresso dell'Ecuador nell'accordo commerciale tra l'Unione Europea, Colombia e Perù è sicuramente una tappa importante nelle nostre relazioni e per il futuro del Paese, ma devo sottolineare che potrebbe peggiorare ancora di più la grave situazione dei bananeros ecuadoregni che lavorano nelle piccole fazendas e ai quali è proibito il diritto di associarsi liberamente a livello settoriale. Io stesso di recente sono stato a Quito e ho incontrato alcuni dei rappresentanti del sindacato ASTAC, gli stessi che molti di noi avevano già incontrato a Bruxelles e che mi hanno illustrato la situazione lì sul campo in Ecuador. Sono migliaia i bananeros che lavorano in centinaia di piccole fazendas dell'Ecuador minacciati di morte per il solo fatto di aver chiesto il rispetto dei diritti umani e una migliore condizione del lavoro. Non possiamo permetterci un altro assegno in bianco sperando in un miracolo, ma dobbiamo fare attenzione. Commissaria, l'Unione Europea deve pretendere la libertà di associazione dei bananeros ecuadoregnos prima che l'accordo commerciale sia attivo. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Corrao. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen. Ich erteile nun Frau Kommissarin Malmström nochmal das Wort. Thank you very much, Mr. President, and thank you all for your support for this agreement. It is true that this agreement has a